Salve a tutti signori, eccoci qui con la recensione del BQ Aquarix X5 CyanogenMod Edition, un nome abbastanza lungo per un telefono che sotto certi punti di vista stupisce e sotto altri purtroppo delude. Nella scatola, non perdo neanche troppo tempo a farvelo vedere nelle mie ultime recensioni, troviamo questo che è il cavetto, la solita spilletta per togliere insomma il dual SIM, la SIM e la micro SD e assolutamente, apparentemente nient'altro, quindi addirittura neanche il caricatore. Il telefono è dotato della CyanogenOS, che è diversa dalla CyanogenMod, l'abbiamo già vista su Zug Z1, ma questo telefono non può vantarsi di farla girare bene come l'ultimo citato. Questo perché il processore è un semplice Snapdragon 412 e che assolutamente va circa come punteggi la metà di uno Snapdragon 801, quindi questo vi dà un'idea. Andiamo sulla parte bella del telefono, il retro, a me piace molto con questa plastica un po' opaca, anche qui la sezione della telecamera molto bella con un dual flash abbastanza potente come quello frontale, eccolo qua, una fotocamera da 13 megapixel non stabilizzata che secondo me non mettere una videocamera stabilizzata otticamente su un dispositivo è un po' una cagata perché i video vengono male in ogni caso, anche se effettivamente li fa bene, almeno quella software bisognerebbe avere la decenza di metterla. Qui sotto non abbiamo il nome CyanogenMod come troviamo ad esempio su OnePlus One, ma semplicemente BQ Aquarix X5, perché esiste anche la versione non CyanogenMod. BQ non è una marca cinese, bensì è una marca spagnola. Sulla parte frontale troviamo tre tasti retroilluminati, gran poco a dire il vero, e il tasto centrale è strano perché, come vedete, è il simbolo proprio di BQ, un po' antiestetico, a dire il vero, non un granché, e poi due puntini che non sono riuscito a settare in alcun modo. Questo è il tasto indietro, mentre questo è il tasto per aprire il multitasking. A proposito di multitasking, sempre la solita storia del 2 GB di RAM, 16 GB di memoria, che è questo che ho qui, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria, proprio come un device cinese, però in generale anche per materiali, composizione e software ricorda poco un device cinese. Il bordo è in alluminio, molto molto simile a quello che potrebbe essere un iPhone, ma dopo tutto sono un po' tutti così, soprattutto con queste bande, lo ricorda. Qui sotto troviamo una griglia che è l'autoparlante e una del microfono. Non abbiamo le griglie simmetriche, insomma, si poteva fare, sarebbe stato un po' più bello. USB è normale e assolutamente non Type-C. Come vi ho detto, espansione micro SD qua sulla destra e due SIM sulla sinistra. Passiamo al software, CyanogenOS 12.1, ovviamente stabile in questo caso. La versione di Android è la 5.1.1, solo per sicurezza ve la vado a far vedere, eccola qua, con CyanogenOS. Che cosa abbiamo? Le solite della CyanogenOS, non voglio mettermi qui a ripeterle di nuovo da capo perché sennò facciamo una recensione lunga 3 ore. Se le volete vedere, le faccio vedere un po' su Zug Z1. Abbiamo lo Snapdragon 412, un quad core che in questo caso è settato a 1,36 GHz, affiancato da un Adreno 306, che come vi ho detto prima, non è un granché in prestazioni. Possiamo vederle subito su Drift Racing, che è il gioco che userò d'ora in poi per i miei test, perché ha la possibilità di settare le impostazioni grafiche e ha una grafica molto buona. Inoltre si installa velocemente e si avvia anche velocemente, quindi è assolutamente perfetto per i miei test. Come vedete, quando lo usiamo per giocare, tappiamo l'autoparlante, che di per sé è anche abbastanza potente. Peccato che manchi la qualità come sulla maggior parte dei telefoni. Allora, come vedete adesso riusciamo ad avere un gioco fluido. Se l'alziamo, mettiamo ad esempio l'anti-aliasing, mettiamo la grafica in normal, comincerà a scattare e non poco e francamente non è niente di apprezzabile. Questo Snapdragon 412 non è che sia un granché, questa è un po' una delusione perché per uno smartphone da 250 € un processore del genere è assolutamente sottotono e francamente avrei preferito, non lo so, uno Snapdragon 615 o comunque qualcosa di più potente su questo dispositivo. Il display è un 5 pollici HD e basta, non si nota perché essendo solo 5 pollici la densità di pixel è abbastanza alta. Il problema cos'è? Se proprio ci impegniamo, andiamo a vedere quando vediamo una foto o un video, si nota che comunque non è un Full HD, però nell'utilizzo normale assolutamente no. La fotocamera esiste con due applicazioni, sia quella CyanogenMod che quella fotocamera normale. Io preferisco utilizzare quella di BQ
vabbè, insomma, non è che cambi molto alla fine. Abbiamo una funzione HDR che funziona, non dico benissimo, però fa il suo lavoro. La velocità di scatto è abbastanza veloce, mentre per la qualità, ecco qua, una foto macro, qui una foto un po' più generale per vedere anche il dettaglio, nulla di che assolutamente. Qui una foto notturna che è venuta abbastanza bene, soprattutto calibrando sia la luce che quello che ci sta attorno. C'è poco rumore, però su Redmi Note 3 ad esempio è venuta meglio. Qui la stessa foto però un po' sovraesposta. Qui abbiamo altre foto, ad esempio qui il rosso secondo me non è stato gestito tanto bene del Parrot di cui ho fatto la recensione. Si poteva fare di meglio, francamente come fotocamera non è che sia un granché. Quella frontale discreta veramente non è nulla di che, nel senso sua fotocamera frontale non mi dilungo. Però abbiamo un flash frontale molto potente, più potente di quello di Honor 7. Non vi acceca, però è ottimo per fare foto al buio. Il microfono non è un granché, è un po' gracchiante, assolutamente non di qualità, però è tipico insomma di un telefono a questo prezzo. La batteria da 2900 mAh è ottima, nel senso che il display è solo HD e il processore Snapdragon 412 non consuma molto, quindi dura ben più che una giornata, ma ormai questo non mi stupisce praticamente più, perché secondo me è logico che un telefono debba andare oltre la giornata. È molto sottile, solo 7.5 mm mi sembra, quindi veramente ottimo da tenere in mano, non c'è problema, c'è molto grip con questa plastica dietro, non c'è pericolo che si stacchi. Pro e contro di questo dispositivo, principalmente che lo schermo poteva essere Full HD, la fotocamera francamente poteva essere migliore e il sistema CyanogenMod Mod francamente non è fluido come altri dispositivi che ho provato. In questo caso lo Snapdragon 412 non ce la fa a reggere nessun tipo di gioco pesante, è giusto per far girare l'interfaccia che alle volte ha degli impuntamenti pazzeschi e che francamente danno molto fastidio. In compenso, nell'uscita e nell'apertura delle app e nella gestione della RAM è assolutamente buono. Possiamo fare una prova, tornare ad esempio indietro e non c'è assolutamente problema, solo che ogni tanto tira degli impuntamenti totali che danno veramente molto fastidio. Come pro abbiamo assolutamente la batteria, design, soprattutto il retro, lo spessore ottimo, la presa e purtroppo nulla di più, nel senso che il prezzo assolutamente non ci sta, non è nel mercato, è fuori mercato, e io con 250 euro posso andare a comprarmi un Redmi Note 3, un Redmi Note 3 Pro, che assolutamente è superiore a questo Aquaris. Certo, questo non è un device cinese e quindi non ha gli svantaggi del software cinese, cose così, ma assolutamente non lo consiglio su questo prezzo, forse in futuro quando si abbasserà io lo vedrei più come smartphone sui 150 euro per riuscire a competere, perché assolutamente così non è possibile. Per questa recensione è tutto, per approfondirla vi consiglio sempre di andare su PlusRev, dove scriverò molto di più a proposito di questo BQ Aquarius 5 CyanogenMod Edition. E ci vediamo alla prossima recensione.